Presidente Franco Chimenti, intanto partiamo dal suo legame con l'Abruzzo del Golf, con l'Abruzzo di Miglianico che ospita l'Alps Tour. Sì, l'Abruzzo di Miglianico è veramente una realtà del golf nel sud, purtroppo non facilmente ripetibile, purtroppo devo dire, e con amarezza dico questo. Questo a vantaggio di quello che è stato fatto in questa location, che dimostrerebbe che se si facesse altrettanto dalle altre parti, il golf potrebbe rappresentare una risorsa non tanto per il sud quanto per addirittura per il paese. E invece questo non si capisce, non si sfrutta questa, il sole, non si sfrutta la bellezza del sud e tante altre cose importantissime che si associano a un turismo ricco come quello golfistico, e a questo punto non si capisce e non si va per una certa strada. Qui lo hanno capito, come lo hanno capito certamente in altre sedi, in Sicilia, in Puglia eccetera, ma ci sono delle regioni che purtroppo non rispondono ai nostri continui appelli, richiami eccetera. Questa invece è una realtà fantastica, io sono felice di esserci perché si celebra una situazione di grande privilegio per il golf. Il tutto si incastona in un discorso più ampio che è quello che porta Ryder Cup 2022, io a microfoni spenti l'ho sentita essere molto incisiva su questo argomento. Sì, molto incisivo, perché praticamente l'Italia si è aggiudicata una competizione impossibile, perché noi golfisticamente parlando ci stiamo evolvendo, ma non siamo così evoluti come si potrebbe immaginare. Eppure in questa situazione siamo riusciti a prevalere, e questo ci induce ad essere molto ottimisti.